Se fino ad oggi ci siamo lasciati aiutare dal Nuovo Testamento e quindi dal Vangelo per far luce, per farci sostenere, per trovare coraggio dinanzi alle nostre esperienze di dolore, oggi vogliamo andare un po' con la mente all'Antico Testamento. Se ricordiamo, a un certo punto il popolo di Israele viene liberato da Yahweh dalla schiavitù d'Egitto e va nel deserto in cammino verso la terra promessa. Qui Dio manda loro un castigo per le loro infedeltà e manda dei serpenti e tutte le persone che venivano morse morivano, erano in pericolo di vita, perché venivano avvelenati dal veleno. Ma poi Mosè intercede presso Dio e gli chiede di salvare quel popolo. Ecco il grande potere di intercessione di Mosè. E Yahweh gli dice di costruire appunto una sorta di croce verso cui coloro che guardavano sarebbero stati salvati. Ecco, nella sofferenza come il popolo di Israele noi dobbiamo guardare la croce, perché anche noi nella nostra vita siamo morsi e siamo in pericolo dal veleno dell'odio, della vendetta, del peccato, della rabbia, dalla tristezza, dalla delusione e delusione anche contro Dio. Guardare appunto la croce ci aiuta a vivere, a non cadere sotto i morsi del serpente, della disperazione, dell'invidia, dell'egoismo e della infelicità. Noi appunto dobbiamo guardare la croce, perché la croce è forza, è misericordia ed è perdono per le nostre colpe. Questa croce che è la prova dell'amore di Dio, dell'amore immenso che Dio ha per ciascun uomo. La croce è non solo il gradino per cui l'uomo può salire al Signore, ma la croce è ancora qualcosa di più grande, è l'abbassarsi, è la scala, lasciatemi passare questo termine, attraverso cui Dio scende tra noi e attraverso cui Dio nel Figlio si fa uomo e si fa uno di noi in tutto, fino a soffrire come noi, eccetto Gesù si fa uomo, eccetto nel peccato. Assume il nostro peccato su di sé, ma lui non è peccato, ci dice Paolo. Perché Dio sceglie di abbandonare, tra virgolette, il proprio figlio ai peccatori? Perché ci dona Gesù? E perché Gesù si offre per l'uomo sul patibolo della croce? Ce lo dice appunto il Vangelo nel brano di Giovanni, quando Giovanni fa dire a Gesù, o meglio, Gesù dice in Giovanni, perché nessuno si perda e ciascuno viva. Perché nessuno si perda e ciascuno viva. Riflettiamo su questa parola oggi. Dio è in croce nel Figlio perché nessuno si perda e ciascuno vive. Vi aspetto domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.